Dal 1981, Umbracar offre ai propri clienti una consulenza qualificata sulla vendita di veicoli nuovi ed usati, un magazzino ricambi sempre fornito, un'officina che dispone delle tecnologie più avanzate e assistenza 24 ore su 24. Grande novità, i furgoni della linea MAN. Vi aspettiamo in via Tiberina 25 a Ponte Nuovo, Perugia. Super Zoo, specializzato in acquariologia dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rapaci e corsi di falconeria, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco. Visite guidate su prenotazione, servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Perugia in via Pievaiola 166. Dao Restaurant & Sushi vi aspetta con un menù di cucina orientale ricco ed invitante, pesce sempre fresco, menù all you can eat ed asporto, e da oggi è possibile ordinare comodamente dal tavolo con il tablet. Venite a trovarci in via Cortonese 1E sotto la palestra Corpus, parcheggio coperto gratuito. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità, in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro. A San Marco di Perugia, Mosconi Consulenze di Daniele Mosconi da anni offre una consulenza assicurativa personalizzata grazie alla collaborazione con i migliori partner del settore assicurativo. Grazie alla ventennale esperienza è in grado di soddisfare qualsiasi necessità di tipo assicurativo, sia in ambito familiare che professionale. Contattaci per fissare un appuntamento. Appendi i tuoi ricordi. Una finestra sul tuo passato, presente e futuro. Blu di Roberta, cornici su misura e finiture artigianali, perché c'è sempre una soluzione. In via Giacomo Puccini 61 a Ponte Felcino, telefono 075 691 9870.
Si gioca al Palasir di Santa Maria degli Angeli, Virtus Ecogruppo Assisi, Robur Osimo. Siamo ancora emozionati dal momento veramente toccante in ricordo e in onore di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna e di tutti coloro che purtroppo sono deceduti nella tragedia a Los Angeles. Saluto a fianco a me Francesco Calisti. Sì, ciao Stefano, buonasera a tutti. Veramente bellissima la coreografia che i nostri ragazzi del settore giovanile, sia maschile che femminile, anche il mini basket, hanno rappresentato sul terreno di gioco, rendendo omaggio ad uno dei giocatori più rappresentativi della storia della pallacanestro. Ricordiamo i Magic Johnson, i Michael Jordan, i Larry Bird, ma sicuramente Kobe. Con la sua piccola parentesi italiana, perché da piccolino lui ha seguito le orme del papà Joe Bryant, che ha giocato in giro per l'Italia, anche tra parentesi a Reggio Emilia, e in questi giorni è circolato un video con un'intervista in italiano, perché Kobe parlava benissimo anche in italiano. È circolato un'intervista di quando era a Reggio Emilia e uno dei suoi sogni era quello di tornare in Italia e aprire un'accademia, una Mamba Academy anche in Italia, per far crescere il basket italiano. E questa sera i nostri ragazzi sono scesi sul parquet, i nostri ragazzi del settore giovanile, per ricordarlo. Un momento sicuramente doloroso e toccante. Tutti con indosso la maglia numero 24 dei Lakers. E è stato veramente un momento davvero toccante, con il pubblico totalmente in piedi. E ora viene osservato il minuto di raccoglimento in onore di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna e di tutte le vittime.
un minuto di raccoglimento in onore delle vittime della tragedia di Los Angeles. E una partita che finalmente ora inizia con il ricordo di Kobe Bryant, di sua figlia Gianna e delle vittime appunto del tragico incidente in elicottero avvenuto negli Stati Uniti. Andiamo a leggere le formazioni delle due squadre. Per la Robur Osimo, con il numero 0 Loretani Luca, con il numero 1 Carbonetti Enrico, 7 Cardellini Giacomo, 8 Bugionovo Michele, 9 Giachi Daniele, 10 il capitano David Giacomo, 11 Alessandro Luini, 14 Sergio Maddaloni, 20 German Sergio Sciutto, 22 Edoardo Giacchè, 23 Gianni Dobois e 24 il numero 24 Francesco Pierucci. L'allenatore è Massimo Ballercia. Per la Virtus Ecogruppo Assisi, con il numero 1 Marco Papa, 3 Francesco Sant'Antonio, 4 Albi Metalla, 6 Filippo Faina, 7 Samuele Gramaccia, numero 10 il capitano Marco Provvidenza, il numero 11 Tommaso Capezzali, 12 Matteo Nana, 13 Filippo Meccoli, 34 Aris Geniaz, 35 Fabrizio Fondacci, numero 80 Sergio Quercia. L'allenatore è il signor Gianmarco Piazza. Primi secondi di gioco con la Virtus in avanti, Geniaz in penetrazione, palla sul ferro, Sant'Antonio a rimbalzo, ancora si fa valere la difesa ospite e una partenza che appare subito molto equilibrata, con una Virtus Assisi che può nuovamente contare a in toto sul servizio di Francesco Sant'Antonio, rimasto per troppo tempo fuori per infortunio, uomo importantissimo per il quintetto di Gianmarco Piazza. E Tommaso Capezzali che manovra, va in penetrazione, il numero 11 rosso-blu, la palla che si ferma sul ferro. Francesco Calisti, subito una partenza di fuoco. Sì, abbiamo visto nella prima azione subito Sant'Antonio andare a spalla canetto con Bugionovo, potrebbe essere sicuramente una delle chiavi, attaccare il playmaker di Osimo, che è uno dei migliori playmaker del girone del campionato. All'andata segnò oltre 30 punti il playmaker Osimano, e dall'altra parte essere marcato lo stesso Bugionovo da Capezzali faccia a faccia, quindi ci sarà credo l'intenzione di escluderlo il più possibile dal gioco. Osimo ora parte forte con una tripla di Cardellini. Ricordiamo che Cardellini, Bugionovo e Dubois sono i tre migliori realizzatori della Robur Osimo. Questa sera Stefano peraltro è seguita da molti sostenitori pronti a sostenere la squadra. Sì, è arrivato da Osimo un pullman unitamente alla squadra. Sono moltissimi i tifosi ospiti alle nostre spalle. Devo dire che è un'ottima presenza quella anche dei tifosi della Virtus Assisi. Si fa presto a dire che anche questa sera si gioca davvero in un palasport gremito, in un palasir di fuoco. Intanto la squadra ospite parte meglio e il tabellone segna un vantaggio di 5 a favore di Osimo e 0 per la Virtus Ecogruppo Assisi. Osimo che si presenta qui a Santa Maria degli Angeli in piena zona playoff, ottava la posizione della squadra ospite, e una Virtus invece che deve andare a recuperare molti punti persi, soprattutto per delle gare dove la sconfitta è arrivata in quella
che si suol dire in gergo zona Cesarini, magari più nel calcio, perché tutte partite sul filo della sirena che la Virtus purtroppo non è riuscita a portare in porto. 5-2 a favore della squadra ospite, che manovra, va al tiro da tre, il numero 20 Sciutto, e punteggio che segna 8-2 a favore degli ospiti. Sant'Antonio, Geniez da tre, va a segno, solo rete per Aris Geniez, ultimo arrivato per la Virtus, ecco gruppo Assisi per Gianmarco Piazza, fortemente voluto il giocatore croato bosniaco dalla società rossoblu, e dobbiamo dire che nelle prime due gare si è ben comportato, andando costantemente in doppia cifra e dando davvero prova di essere un gran bel giocatore. 8-5, 6-24 al termine, palla che torna in possesso Virtus, tiro corto da parte degli ospiti con il numero 10 David. Virtus a segno e meno uno con Aris Geniez in lunetta per il tiro libero supplementare. Tiro libero che va a segno e punteggio in perfetta parità. Otto a otto. Rimessa Osimo. Pubblico molto rumoroso, soprattutto da parte dei tifosi di casa, che incitano la squadra di Gianmarco Piazza. Passaggio lungo per Capitan Provvidenza, che proprio oggi in un'intervista rilasciata alla Assisi Sport ha dichiarato che la squadra si deve definitivamente svegliare. Queste le sue parole testuali per dare un senso a questa stagione, ed ora con la squadra al completo la Virtus, ecco gruppo Assisi, è davvero intenzionata a farsi valere in un campionato in cui, come abbiamo già detto all'inizio della cronaca, troppi sono stati i punti buttati via. Intanto Geniez continua a mettere la palla dentro al canestro, ancora una penetrazione con fallo subito e tiro libero supplementare per un'altra potenziale azione da tre punti. Una Virtus Assisi che in questo mercato, questa sessione di mercato invernale, ha ceduto Matteo Cesana e Davide Cesana, che erano arrivati all'inizio stagione, ed ha inserito Aris Geniez. Per lui questa è la terza partita. Intanto Matteo Capezzali, l'unico assisano d'occhio di Santa Maria degli Angeli, proprio, che va a segno. Palla corta per il numero 7 ospite, bella azione a Pezzali, Provvidenza ragiona, invitato anche da coach Piazza, Meccoli, Filippo Meccoli, giocatore di più grande esperienza che conosce benissimo la C-Gold. Ricordiamo che la Virtus Assisi è una neopromossa, il palazzetto si scalda perché la Virtus, dopo un momento, dopo una sbandata iniziale, lo chiedo a Francesco Calisti, ha saputo fin qui ben reagire. Sì, la Virtus ha un parziale di 12
a 2 dopo l'8 a 2 iniziale di Osimo. Un Osimo, una Robur Osimo che sta cercando di aprire l'area con dei tiri da tre punti, anche con i giocatori, con i numeri 4, diciamo, con Cardellini che ha già tirato due volte da tre punti, un a segno. E mentre la Virtus cerca di far valere la propria fisicità sotto le plance, sia con gli esterni sia con il neo acquisto Genic, che è stato autore dei primi 10 punti consecutivi. Poi hanno messo il loro mattoncino anche Capezzali e Meccoli per il 14 a 10. Ora il numero 11 di Osimo, Luini, a segno con un tiro libero. Assisi 14, Osimo 10. Tifosi ospiti che protestano per una decisione arbitrale che per la squadra ospite non è chiara. Intanto va a segno il numero 11 Luini, 14 Virtus, 12 Osimo. Meccoli dalla lunga, palla sul ferro, recupera Marco Provvidenza, Geniaz, Meccoli, una bella Virtus. Meccoli, Filippo Meccoli sul ferro, reclama piazza per un fallo, ospiti che ripartono in penetrazione, scarico per il numero 8 che va a segno, Bujonovo a segno, e punteggio che vede avanti Osimo nuovamente 15 a 14. Capitan Provvidenza dalla lunga, palla sul ferro, 3 minuti e 26 da giocare. Francesco. Sì, Bujonovo, come dicevamo prima, l'andata autore di oltre 30 punti, trascinò la squadra di Osimo alla vittoria dopo un overtime. C'è una tifoseria di Osimo molto calda, numerosi supporter venuti a seguire la squadra in trasferta. Ricordiamo Osimo, una piazza storica della pallacanestro, non solo marchigiana, perché ha vissuto diversi anni, almeno la seconda serie, e una piazza con tradizione dove il basket è molto molto seguito. Sì, Osimo culla appunto del basket, sono tantissimi tifosi giallorossi giunti in pullman insieme alla squadra, e squadra ospite che si sta comportando molto bene dopo un avvio molto favorevole. Si è vista forse la miglior Virtus fin qui della stagione, che ha saputo rispondere agli ospiti. Poi comunque la gara è una gara equilibrata, la differenza di punti in classifica in questo momento non si sta facendo sentire. Intanto sulla lunetta c'è il numero 23 Dubois, Gianni Dubois, che va a segno con il primo tiro libero. Esce il secondo, il rimbalzo di Geniaz che però scappa. Palla ancora ospite, azione manovrata, ancora Osimo che manovra con il numero 8 Bujonovo, ma riesce a recuperare la palla la Virtus. Piazza chiama la calma, Tommaso Capezzali dalla lunga distanza e infila un altro tiro pesante e fa esplodere nuovamente il Palasir, 17-16. Sì, Tommaso Capezzali al secondo tiro pesante, anche se prima era stato dato da due punti. Attenzione a scherzare con Tommaso, perché se prende fiducia, diciamo, non è un tiratore dal pedigree, diciamo, però Tommaso è uno che quando si accende poi è veramente pericoloso e può far male
veramente veramente male alle difese avversarie. Un grandissimo Tommaso Capezzali in questo momento, sia in fase offensiva sia soprattutto in fase difensiva, che sta tenendo veramente veramente bene il loro playmaker Bugionovo, che fin qui dopo 8 minuti di gioco ha fatto appena 3 punti e è riuscito a tirare nell'unica circostanza in cui è andato a segno. Grande Tommy. Sì, un grande Tommaso Capezzali che è davvero partito benissimo unitamente ad Aris Genias, fin qui i due migliori marcatori della Virtus Assisi. Intanto sul parquet per la Virtus c'è Albi Metalla, giocatore ternano arrivato l'anno scorso alla corte di Gianmarco Piazza, autore di una grandissima cavalcata che è stata appunto la cavalcata che ha portato per la prima volta nella storia la Virtus Assisi nella C-Gold, un trionfo arrivato in quel di Teramo. Quest'anno certamente un campionato totalmente diverso di livello, e intanto la partita che segna il 18-17 per la squadra ospite, quando ci sono da giocare 1 minuto e 45 secondi. A Aris Genias, ancora sotto canestro il giocatore croato bosniaco a doppia nazionalità. Esce intanto la palla in un attacco d'ospite, Sergio Quercia il palleggio dalla linea da tre, Quercia va al tiro, palla che va sul ferro, rimbalzo del numero 23 Dubois, fin qui uno dei migliori, il classe 1998. C'è un fallo di Sergio Quercia che protesta con uno dei due direttori di gara. ...51 secondi al termine, Francesco. Sì, attenzione, perché un piccolo problemino per coach Piazza, il secondo fallo alla fine del primo quarto, a 50 secondi alla fine del primo quarto, il secondo fallo per il lungo Genias, in cui autore di una ottima prestazione, peraltro solita, diciamo ottima prestazione, è sostituito prontamente da coach Piazza col capitano Marco Provvidenza. 51 secondi ancora da giocare, 17 per la Virtus Assisi, 19 per Osimo. Sulla lunetta il numero 10 Davide Giacomo, il capitano della formazione ospite, che va a segno, porta avanti di tre gli ospiti, e Albi Metalla che riceve da Marco Provvidenza. Metalla in palleggio, Quercia per Meccoli spalle a canestro, decide di forzare, subisce il fallo, due tiri liberi, andrà in lunetta Meccoli. Sì Stefano, entrambe le panchine hanno cominciato a ruotare i propri giocatori, per Osimo sono entrati sul terreno di gioco il numero 11 Luini, il numero 14 Maddaloni e il numero 24 Pierucci. Per la Virtus è rientrato in campo Provvidenza e ci sono Albi Metalla e Sergio Quercia nella posizione di numero 4. Un errore, peccato, un errore in attacco per i nostri ragazzi. Ora Osimo non potrà arrivare fino al termine dell'azione, mancano 8 secondi al termine dei 24, 13 secondi ora con la palla alla Virtus per concludere il tempo, la palla a Sergio Quercia, il post basso per Provvidenza, 6 secondi, 4, 2, 1, Quercia sulla sirena, non va e finisce il primo quarto. Finisce 20-18 per la squadra ospite il primo quarto.
Dal 1981 Umbracar offre ai propri clienti una consulenza qualificata sulla vendita di veicoli nuovi ed usati, un magazzino ricambi sempre fornito, un'officina che dispone delle tecnologie più avanzate e assistenza 24 ore su 24. Grande novità, i furgoni della linea MAN. Vi aspettiamo in via Tiberina 25 a Ponte Nuovo, Perugia. Super Zoo, specializzato in acquariologia dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rapaci e corsi di falconeria, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco, visite guidate su prenotazione, servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Perugia in via Pievaiola 166. Dao Restaurant & Sushi vi aspetta con un menù di cucina orientale ricco ed invitante, pesce sempre fresco, menù all you can eat ed asporto, e da oggi è possibile ordinare comodamente dal tavolo con il tablet. Venite a trovarci in via Cortonese 1E sotto la palestra Corpus, parcheggio coperto gratuito. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità, in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro. Si riparte al Palasir di Santa Maria degli Angeli con Osimo in vantaggio di 2, 20 a 18. È una bella partita quella che si sta disputando appunto al Palasir. E c'è anche un bel pubblico sia da parte della Virtus Assisi, sia, lo ricordiamo di nuovo, tanti i presenti arrivati da Osimo accompagnando la squadra con un pullman. Meccoli per Provvidenza, Quercia in penetrazione, sembrava una stoppata, ma l'arbitro ravvisa il fallo. Sì, per la Virtus è entrato Pippo Faina al posto di Capessali, autore di una buonissima prova, e ci hanno portato ora le statistiche che dicono per la Virtus un 7 su 19 dal campo contro il 5 su 16 di Osimo. La cosa che salta all'occhio sono i 5 tentativi da 3 punti per la Virtus contro i 10 di Osimo, a dimostrazione di quello che dicevamo all'inizio, dove la Virtus cerca di attaccare maggiormente l'area in penetrazione con situazioni di post basso, sostanziale equilibrio nei rimbalzi e sostanziale equilibrio nella valutazione. Quindi, come dice anche il punteggio, 19 a 20 per gli ospiti, la partita non ha ancora un padrone ed è in sostanziale equilibrio. Continua ad essere una bella partita quella che si sta disputando qui al Palasir. Intanto scivola Meccoli, che riesce però a servire capitano Marco Provvidenza, che alza la parabola, ma la palla esce. Intanto si lotta sotto canestro, recupera Osimo che va in contropiede, servito il numero 11 Luini. Marco Provvidenza strappa il rimbalzo, serve lungo una palla per Filippo Faina, fin qui uno dei migliori in stagione, il giovane arrivato da Perugia, Filippo Faina, decisivo più volte per le partite e le sorti della Eco Gruppo. E il punteggio rimane fermo sul 19 per la squadra locale e 20 per Osimo, che è in possesso di palla. Sì, la Virtus è schierata a zona 3-2 con Faina in punta, Metalla e Meccoli sulla prima linea laterale, pronti a scalare in caso di passaggio in angolo. Time out per gli ospiti che vogliono parlarci su
Sì, vogliono parlarci su. Ricordiamo che il capo allenatore del di Osimo è Massimo Balercia, assistito da Leonardo Castracani. Preparatore fisico è Marco Paccioni. Sì, in realtà Stefano, credo che Castracani è il capo allenatore, anche se a reperto risulta come assistente per sì, problemi, in effetti, per in problemi effetti, di tesseramenti, credo. In effetti sì, sì. Dalla lista che abbiamo noi, però figura Balercia Castracani, mentre lo ricordiamo anche per chi è all'ascolto da fuori Umbria, l'allenatore primo, capo allenatore della Virtus Assisi è Gianmarco Piazza, nello staff tecnico il primo assistente è Roberto Gambelunghe, il secondo assistente è Giovanni Caracchini. Completa lo staff tecnico Fabrizio Bernagna, che è il massaggiatore appunto della Eco Group Assisi. 20-19 scusate, a favore di Osimo, quando mancano ancora 8 minuti e 19 secondi sul cronometro per arrivare a metà gara, con Osimo che va in lunetta con il numero 20 Sciutto. Sciutto dalla lunetta, primo tiro libero. Primo libero a segno per Sciutto, 21-19, secondo libero. C'è in campo per la Virtus Assisi Matteo Nanà con il numero 12. Sant'Antonio. Metalla dalla lunghissima distanza, la palla rimbalza sul ferro. Francesco Calissi mi chiedeva la parola. Sì, è entrato Matteo Nanà, autore di buoni minuti. È stato Matteo Nanà al posto di Marco Provvidenza, perché prima nell'azione precedente gli era stato affibbiato un fallo in attacco su un blocco in movimento, dove per la verità il difensore di Osimo aveva un pochino accentuato il contatto. E ora sia il 4 che il 5 titolare di coach Piazza, vale a dire il capitano Provvidenza e Aaron Genic, sono gravati di due falli, quindi coach assisiate è dovuto ricorrere alle rotazioni dei propri lunghi titolari. Sant'Antonio in penetrazione, Sant'Antonio scarica per Quercia, Faina ancora dalla lunga distanza da tre, Filippo Faina non arriva al ferro e la palla che esce prima appunto di toccare il canestro. La rimessa è per Osimo. Dubois per il numero 14, Maddaloni. Cantano i tifosi di Osimo, bandiere giallo-rosse alle nostre spalle. Numero 20 da 3, palla sul ferro, tiro di Sciutto sul ferro e ricomincia Maddaloni in penetrazione, scarica per Dubois da 3, palla sul ferro, rimbalzo del numero 11 Luini, palla contesa, l'arbitro interrompe il gioco, segna il possesso alla Virtus. Palla contesa, palla Virtus. Sì Stefano, la Virtus creata zona e in questi primi attacchi Osimo ha fatto una buona circolazione della palla, trovando dei tiri pesanti anche liberi, ma una zona 3-2 quella di coach Piazza, dove la palla rimane costantemente sopra linea del tiro libero, quindi i difensori fanno poca fatica per accoppiarsi, quindi sarebbe bisogno per la squadra di Osimo di mandare magari la palla negli angoli per poter creare dei sovrannumeri. Finora la difesa di Assisi sta pagando, il punteggio di Osimo è ancora fermo a 22. Sant'Antonio in possesso di palla che scarica per Sergio Quercia, Faina, finta il tiro, va su Metalla, numero 4 rosso-blu, il palleggio, Metalla ancora per Filippo Faina che va dentro
serve Quercia che recupera una palla che sembrava persa, va in penetrazione, si lamenta con l'arbitro, chiede un fallo, lo chiede anche Piazza, ma intanto Osimo è già dall'altra parte con il numero 7 Cardellini che va a segno. Una Virtus che in questa occasione si è fermata troppo a protestare e era stata punita da una da un Osimo velocissimo in contropiede. Sì, un time out per la Virtus con coach Piazza che protesta perché per un contatto, per la verità, che ci è sembrato almeno abbastanza netto su una penetrazione di Quercia, e la Virtus è rimasta in attacco a protestare e gli ospiti ci hanno punito con un sovrannumero in contropiede realizzato dal numero 7 Cardellini. È il primo mini break a vantaggio di Osimo, è la prima volta nella partita, quando mancano 6 minuti e 38 alla fine del secondo quarto, dove il punteggio ha una forbice di 5 punti. A te la parola, Stefano. Sì, è il maggiore vantaggio fin qui per gli ospiti, 24-19 a 6 minuti e 38 secondi dalla metà gara, quindi dalla pausa lunga. Una partita ancora lunga con Quercia che cerca di spiegarsi ancora con l'arbitro e soprattutto con Bujonovo. Ancora sta protestando per il fallo a suo parere subito e non fischiato da uno dei due direttori di gara. Albi Metalla in penetrazione, si gioca in un palasir molto rumoroso. Fallo. Sì, per la verità questo è un fallo probabilmente molto più veniale rispetto ai 2-3 in cui giustamente, a mio parere, la Virtus in cui la Virtus aveva reclamato in precedenza. Ricordiamo che i direttori di gara sono Simone Antimiani e Gabriele Pedini. Sì, il primo è marchigiano di Montegranaro, mentre il secondo, Pedini, è di Perugia. Rimessa Virtus con Faina che cerca di raggiungere Quercia, ma la palla viene intercettata da Asciutto. Ancora rimessa Virtus, Sant'Antonio, preziosissimo Francesco Sant'Antonio per il quintetto di Gianmarco Piazza, va in penetrazione, si trova due giocatori degli Osi, uno su tutti Daniele Giachi. Sant'Antonio va a saltare, il direttore di gara fischia l'infrazione commessa appunto da Giachi che protesta. Sant'Antonio in lunetta con il tiro libero supplementare, solo rete. 24 Osimo, 22 Virtus. Assisi, una partita in equilibrio con Osimo che aveva provato una leggera fuga al massimo vantaggio, ora di nuovo sotto di due la Virtus che recupera palla con Metalla per Sant'Antonio, Quercia, Faina che sceglie di andare in penetrazione, si trova davanti. Sì, l'esperienza di Bujonovo che, non visto dagli arbitri, ha trattenuto Faina portandolo verso di sé. E nell'ultima azione, Stefano, la Virtus si è schierata a box e one con Faina a uomo su Bujonovo. C'è ora un fallo in attacco di Sant'Antonio con Bujonovo espertissimo ad andare giù al contatto con il giocatore di Assisi. Punti pesanti in palio questa sera al Palasir, sono pesantissimi quelli che cerca di ottenere la Virtus. Ecco, gruppo Assisi ferma in classifica ad 8 punti.
che non smette, dobbiamo dire la verità, di dichiararsi vogliosa di giocare i playoff. Per farlo la squadra di piazza dovrà cominciare a vincere, a cominciare da questa sera contro una squadra importante e che si sta dimostrando forte, che è Osimo. Genias, Meccoli, Meccoli in palleggio, Meccoli serve Matteo Nanà, Nanà da due, palla sul ferro, il rimessa Virtus. Sì, sì Stefano, ci sono le squadre bloccate in attacco in questo secondo quarto. La Virtus, da quando si è schierata a zona, sta trovando dei grossi giovamenti nella fase difensiva. Peraltro Osimo sta circolando la palla, ma si sta affidando secondo me troppo alle soluzioni dal perimetro, senza mandare mai la palla in aria, o con qualche penetrazione o con qualche passaggio a giocatori interni, o mandando anche, perché no, qualche volta la palla in angolo. Si sta affidando troppo alla circolazione, trovando dei tiri da tre punti senza far muovere la difesa, e non andando a segno la Virtus ha facilità a recuperare il rimbalzo e andare dall'altra parte del campo. Sì, un'analisi perfetta di coach Francesco Calisti. C'è Gramaccia sul cubo del cambio, entra il numero 7 rosso-blu, appunto Samuele Gramaccia, viene richiamato in panchina Albi Metalla. Sì, purtroppo Samuele Gramaccia, come vediamo, con una vistosa maschera al naso, perché in settimana purtroppo in uno scontro fortuito di gioco ha rotto il setto nasale, quindi oggi e probabilmente la prossima partita lo vedremo con la maschera protettiva. Sì, una Virtus Assisi che quest'anno ha fatto un po' l'abbonamento con gli infortuni, come abbiamo ricordato prima. Sant'Antonio al rientro praticamente a tempo pieno da questa partita, era già rientrato la settimana scorsa. Intanto Osimo, i tifosi di Osimo alle nostre spalle protestano per un contatto avvenuto in fase di rimessa appunto con lo stesso Sant'Antonio. Ora gli arbitri fischiano l'infrazione commessa dal numero 7, un'infrazione di piede rimessa per gli ospiti. Dicevamo e ricordiamo che c'è ancora Andrea Casettari fuori, lungo degente ormai per la Virtus Assisi. Sì, ora dopo l'uscita di Faina è andato Francesco Sant'Antonio a uomo su Bugionovo, e sappiamo benissimo che Francesco Sant'Antonio, quando si mette a difendere, è un cane che ringhia le caviglie degli avversari. Intanto Dubois va a segno da tre, fa esplodere i colori giallo-rossi alle nostre spalle, e Osimo che va nuovamente a più 5, fin qui il massimo vantaggio della squadra ospite. 27 Osimo, 22 Assisi, 4 minuti e 11 secondi da giocare per arrivare alla pausa lunga. Ancora è lunga. Rimessa Osimo. Dubois, tra i migliori fin qui. Numero 23 in sì, maglia nera questa sera, bianco-nera questa sera. Gianni Dubois, ricordiamo, il miglior marcatore per la squadra di Osimo, con oltre 18 punti di media a partita. Seguono il playmaker Bugionovo, oggi ben tenuto da difensori che si stanno avvicendando su di lui della Virtus, e in terza posizione per il miglior marcatore di Osimo c'è Giacomo Cardellini. Si lotta su tutti i palloni, questa azione abbastanza, una palla e poi dopo una serie di rimpalli è andata nelle mani degli ospiti, che non si sono anche qui lasciati attendere, e in questo momento sono al maggior vantaggio della partita. 29 ospiti Osimo, 22 i locali della Virtus Assisi. E in questo momento Gianmarco Piazza chiede un time out per cercare di
dare grinta alla sua squadra, di schiarire soprattutto le idee in una gara fin qui equilibrata con Osimo, che è stata fin dal primo minuto di gara avanti, ma che in realtà solo ora vede il più 7. Sì, coach Piazza deve sicuramente rivedere qualcosa nella sua squadra nella fase offensiva, perché Osimo fin qui in questi quasi 7 minuti del secondo quarto ha segnato 9 punti, una tripla nella penultima azione, due contropiedi su due palle perse dalla Virtus e due tiri liberi, a dimostrazione che la difesa sta facendo tutto sommato bene. C'è da oliare qualche meccanismo in attacco e in questo secondo time out sicuramente avrà messo l'accento sul reparto offensivo. 3 minuti e 38 secondi da giocare e Sant'Antonio che riparte dopo aver ricevuto da Meccoli, che è di nuovo in possesso palla, il numero 13 ed esperto giocatore rossoblu. Tommaso Capezzali per Aris Genius, che forza, va in penetrazione, la palla esce di poco e la palla in realtà entra perché l'arbitro assegna i due punti alla Virtus Assisi, perché la parabola era discendente, vero Francesco? Sì, parte la parabola perché dopo il tabellone, dopo il tiro di Genia, che la palla ha toccato il tabellone, c'è stata un'interferenza della difesa avversaria che cercando di stoppare la palla ha mosso il canestro e quindi l'arbitro ha assegnato e convalidato i due punti. Si gioca 29 Osimo, 24 Virtus Assisi. Palla per Bugionovo che serve Maddaloni, Maddaloni per Dubois, Dubois in palleggio da 3, arresto, tiro, Dubois. Dubois è un grande giocatore. Fin qui migliore in campo Gianni Dubois, numero 23 di Osimo. Sì, vedendo la carta d'identità del numero 23 di Osimo, oltre che il miglior marcatore della squadra marchigiana, vediamo che è un classe 98, circa 2 metri di altezza, veramente un'ala piccola molto 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 interessante. Ancora una bella azione di Osimo, ma questa volta sul numero 7 Cardellini interviene Genius e riguadagna il possesso per la squadra di casa. 32 Osimo, 24 Virtus Assisi, palla Gramaccia per Sant'Antonio. Gramaccia, Meccoli, Capezzali, Genius, Capezzali da 3, arresto, tiro, palla fuori. Fin qui Tommaso Capezzali, spesso a segno. Dubois per il numero 7 Cardellini, poi per Bugionovo. Bugionovo, scusate. Ancora Cardellini, Dubois dalla distanza. Prima fa una finta, poi arresto, tiro, protesta la Virtus Assisi. Cercava uno sballo di sfondamento, il coach ospite dice al giocatore di rossoblu di rialzarsi. Tommaso Capezzali da 3, solo Soletto, palla fuori. E ancora Bugionovo, Michele Bugionovo, numero 8 di Osimo, in possesso palla, play della formazione ospite. E ancora lui a guidare la squadra con Capezzali che va a commettere un fallo. Anche lui guarda l'arbitro un pochino polemico. Numero 11 rossoblu indossa la maglia della propria città. Sì Stefano, c'è Michele Bugionovo che sta cominciando a prendere per mano la squadra. Ogni volta che riesce a ricevere la palla dai suoi pick and roll, non direttamente, ma riesce ad innescare delle rotazioni e dei movimenti che riescono alla fine dell'azione a liberare i propri compagni. È un Bugionovo apparentemente in ombra, ma come diceva un vecchio allenatore, quando non senti la non lo vedi quando c'è, ma senti la mancanza quando non c'è. Intanto Bugionovo continua a segnare per la squadra ospite, 33-24, secondo tiro libero per il più 10 di Osimo.
cambio, esce proprio con il numero 8, numero 9, in campo con il numero 24, Pierucci. 34-24, è il momento per la Virtus Assisi di tornare a segnare, perché il punteggio segna un meno 10 per la prima volta nel match. Quando la palla è in possesso della squadra di casa con Tommaso Capezzali, ancora ragiona, arresto tiro, la palla ancora nuovamente fuori. Il momento no per la Virtus, questo finale del secondo quarto. Ancora Osimo in possesso palla, la palla ancora per Dubois in palleggio, molto veloce il giocatore classe 98 degli ospiti. Ancora la palla per Osimo che esce sul tiro del numero 14 Maddaloni, va a commettere un fallo numero 10 David. E la Virtus Assisi che va in lunetta con il numero 13 Filip Mateika Meccoli. Piazza manda sul parquet Nana per Genias e Faina. Sì, giustamente coach Piazza, visto che mancano 23 secondi ci sarà probabilmente un possesso difensivo per la Virtus, quindi l'ultimo possesso per Osimo, toglie dal campo il suo straniero Aris Geniak per evitare il terzo fallo, un pesantissimo terzo fallo. Faina in realtà non è entrato, siede ancora sul cubo del cambio, forse non ce la farà ad entrare perché mancano 17 secondi al termine, 25 per la Virtus, 34 per Osimo. Quando si gioca quello che è l'ultimo possesso in realtà con Dubois che mette una seria firma sul match e va a segno ancora da 3, 37 Osimo, 25 la Virtus Assisi. Dal 1981 Umbracar offre ai propri clienti una consulenza qualificata sulla vendita di veicoli nuovi ed usati, un magazzino ricambi sempre fornito, un'officina che dispone delle tecnologie più avanzate e assistenza 24 ore su 24. Grande novità, i furgoni della linea MAN. Vi aspettiamo in via Tiberina 25 a Ponte Nuovo, Perugia. Super Zoo, specializzato in acquariologia dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rapaci e corsi di falconeria, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco. Visite guidate su prenotazione, servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Perugia in via Pievaiola 166. Dao Restaurant and Sushi vi aspetta con un menù di cucina orientale ricco ed invitante, pesce sempre fresco, menù all you can eat e da asporto, e da oggi è possibile ordinare comodamente dal tavolo con il tablet. Venite a trovarci in via Cortonese 1E sotto la palestra Corpus, parcheggio coperto gratuito. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità, in una piacevole area familiare.
Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro. A San Marco di Perugia, Mosconi Consulenze di Daniele Mosconi da anni offre una consulenza assicurativa personalizzata grazie alla collaborazione con i migliori partner del settore assicurativo. Grazie alla ventennale esperienza è in grado di soddisfare qualsiasi necessità di tipo assicurativo, sia in ambito familiare che professionale. Contattaci per fissare un appuntamento. Appendi i tuoi ricordi. Una finestra sul tuo passato, presente e futuro. Blu di Roberta, cornici su misura e finiture artigianali, perché c'è sempre una soluzione. In via Giacomo Puccini 61 a Pontefelcino, telefono 075 691 9870.
37-25 per Osimo al Palasir di Santa Maria degli Angeli. Terzo quarto che parte ora con Gianmarco Piazza, che avrà sicuramente schiarito un po' le idee ai suoi. Una Robur Osimo che si è presentata qui a Santa Maria degli Angeli davvero da ottima squadra, lo testimonia la classifica, e squadre che ripartono con un intento opposto, nel senso che sicuramente per entrambe l'obiettivo è la vittoria, ma certamente la Virtus Assisi per vincerla deve assolutamente cominciare a segnare punti, e avviene il contrario, perché da tre va a segno Osimo, 39-25 il massimo vantaggio ora Francesco Sant'Antonio, che va a segno. Sant'Antonio a segno, anzi no, fuori. Ancora Francesco Sant'Antonio, che questa volta sì, l'avevo predetto, va a segno. Dubois in palleggio. Il migliore della squadra ospite va a servire da tre il numero 9 Giachi. Meccoli da tre, Meccoli. Sì, ci sono arrivate adesso un po' in ritardo le statistiche, Stefano. La valutazione per la Virtus nel secondo quarto è di appena più 5. Ciò a dimostrare che la sterilità purtroppo nel secondo quarto dell'attacco virtussino. Per il resto abbiamo un sostanziale equilibrio nei rimbalzi e c'è una maggiore percentuale al tiro da tre punti di Osimo, che sta cercando con insistenza questo tipo di soluzione. Pensate, 21 i tiri tentati contro gli 11 da 2. E i marchigiani sono pressoché perfetti dalla linea del tiro libero con 11 su 12, oltre il 90%, mentre i virtussini con un 5 su 9 abbastanza negativo purtroppo. 39-26, 8-28 dal termine. Genias ancora impreciso, il numero 34 della Virtus Assisi. Palla che esce, una partita certamente che la Virtus può recuperare, perché la squadra di Piazza ha nelle corde la forza per recuperare una partita, ma è anche vero che la squadra ospite sta giocando una partita davvero perfetta. Soprattutto quello che fa la differenza fin qui è la precisione al tiro, con gli ospiti che vanno a segno con delle percentuali nettamente maggiori, e Dubois nettamente migliore in campo questa sera, sta facendo vedere classe, lo ricordiamo, 1998, un grandissimo basket. Capezzali da tre a segno, sveglia gli animi dei tifosi della Virtus Assisi. Finalmente un canestro per la squadra di casa da lunga distanza, dopo una pausa fin qui troppo lunga e troppi errori commessi al tiro, una caratteristica della Virtus Assisi in questa stagione. Ricordiamo che la Virtus Assisi, ma Dubois ha deciso questa sera di voler seriamente fare la differenza, e fin qui l'ha fatta in maniera assolutamente importante per un più 16 ospite che segna una netta distanza. Intanto i tifosi ospiti protestano per delle leggere avvisaglie in campo, ci sta un po' di nervosismo per la Virtus che si vede sfuggire
la gara. Volenterosa la Virtus Assisi, ha cercato e cerca di rientrare con costanza, c'è qualche discussione ancora con l'arbitro che cerca di placare gli animi. Meccoli, Sant'Antonio, Capezzali. Piazza protesta, attenzione a non prendere tecnico, c'è un cambio. Ancora a parlare con l'arbitro il numero 20, German Sergio Sciutto. Esce Meccoli un po' nervoso dentro Gramaccia, l'uomo in maschera questa sera. Intanto cantano i tifosi di Osimo, che vedono anche la loro squadra avanti 45-29. Sicuramente tanto lavoro per la Virtus, ma è anche vero che, come diciamo sempre nel basket, fino alla sirena finale nulla è mai detto. Sant'Antonio per Capitan Provvidenza, che va a mettere un importantissimo tiro da 3, 45-32. C'è il numero 23 di Dubois, veramente straripante stasera, Stefano, straripante è il termine giusto. Straripante Dubois, ma Provvidenza tiene in carreggiata la Virtus Assisi, che torna a meno 12. Una Virtus che non vuole assolutamente lasciare la gara a una squadra ospite. Importante sia dal punto di vista della qualità che della corsa. Intanto la Virtus Assisi prende un tecnico. Sì, non ho capito come mai l'arbitro ha fischiato un tecnico a Coach Piazza, perché ha indicato la cima. Sinceramente stavo guardando l'azione, non mi sono accorto delle proteste del coach di Assisi, se ci sono state oppure no. Ora si sta spiegando con l'arbitro. A te, Stefano. Dubois finta il tiro, palla per il numero 20 Sciutto, la palla esce, Gramaccia che va a subire il fallo. Una Virtus che anche con Gianmarco Piazza, che lo ricordiamo ha preso proprio un fallo tecnico pochi istanti fa, continua a protestare per delle decisioni arbitrali che non riconosce coach assisiate essere giuste, ma si gioca partita fin qui corretta, dobbiamo dirlo, con la differenza che in questo momento emerge sul tabellone dovuta a un'ottima percentuale al tiro di Osimo, che in queste ultime due o tre azioni è scesa. Gramaccia finta da tre, sempre sulla solita mattonella dove Capitan Provvidenza ha infilato gli ultimi due tiri. Qui Tommaso Capezzali compie un errore importante da sotto canestro. Ma certamente è la partita di Gianni Dubois, guardia di Osimo, classe 1998, italo-argentino, 198 centimetri di altezza, che fin qui ha letteralmente spezzato in due la gara. Poi un giocatore
che è stato coadiuvato benissimo dai suoi compagni di squadra, squadra importante contro la quale, ricordiamo, all'andata la Virtus Assisi è andata al supplementare rischiando di vincere anche prima della sirena finale dei tempi regolamentari. Torniamo al match, 48-35, 4 minuti e 2 secondi dal termine. Tommaso Capezzali in possesso di palla, in palleggio per Gramaccia al solito posto. Gramaccia sbaglia un passaggio elementare, un'azione elementare sbagliata dalla Virtus Assisi, certamente a una squadra ospite vista che si sta vedendo questa sera. Chiedo a Francesco Granisti, non si possono certamente concedere queste occasioni. Sì, sicuramente la Virtus visto il periodo che sta vivendo con la classifica che dove la squadra è al penultimo posto, gioca con molta più pressione rispetto a una squadra come Osimo che sta sì lottando per la zona playoff, ma gli stati d'animo sono completamente diversi. Sono ora un errore di Geniak abbastanza banale. Però la partita, nonostante siamo sotto di 13 punti, abbiamo dimostrato che con 2-3 fermate la possiamo riaprire, quindi dobbiamo avere fiducia, soprattutto fiducia in attacco, di circolare la palla, giocare insieme e avere la sfrontatezza e la faccia tosta per poter limare qualche punticino prima dell'intervallo del terzo quarto. Quello in attacco pensato al numero 7, Bartellini. 35-48. Ancora Faina, Gramaccia in possesso palla, il numero 7 della Virtus. Quercia, finta il tiro, Quercia, ancora Aris Genias da sotto, 34, dà un'occhiataccia all'arbitro ma va a segno. Ci arrivano messaggi da numerosi tifosi che ci stanno seguendo da casa, che salutiamo. Attenzione, questo fischio ai danni di Gramaccia non mi vede assolutamente d'accordo, perché il fallo di Gramaccia, sicuramente il fallo evidente, era stato fischiato un istante prima, a nostro avviso, che il giocatore entrasse in azione di tiro. C'è stato un piccolo battibecco tra il numero 7 di Osimo e il numero 7 di Assisi, ma il canestro è stato convalidato ed ora il numero 10, il capitano David, andrà in lunetta per il tiro libero supplementare sul punteggio di 37-50 per la Robur a 2:30 dalla fine del terzo quarto. Si scaldano gli animi in tribuna intanto tra le due tifoserie, vola qualche parola di troppo. Ricordiamo che è uno sport. Niente di grave, naturalmente. Ancora in penetrazione, una fase della partita che vede la Virtus provarci e finalmente sembra più convinta di rientrare in partita. Attimi concitati sia in campo. Con le tribune che tifano le proprie squadre.
In questo momento è stato ravvisato un fallo a favore della squadra ospite con il numero 24 di Osimo Pierucci alla rimessa laterale. Pierucci per il numero 10 David Maddaloni in palleggio. Maddaloni va in penetrazione, palla recuperata da Genias che ha deciso di disputare quello che è un quarto fin qui per lui importante, e mantiene a galla la squadra di Gianmarco Piazza. Fasi confusionarie del match. Osimo ancora in possesso di palla, in palleggio il numero 14 Maddaloni, che serve per Dubois che alza la parabola. L'arbitro fischia un fallo e ravvisa una ingenuità. Fallo fischiato a Faina, numero 6 rossoblù, giovane interessantissimo arrivato da Perugia, quest'anno alla sua vita era una gran bella partita. Ancora un fallo, sono attimi davvero concitati e la partita che si è innervosita molto. Sì, la partita si sta innervosendo visto la posta in palio. C'è Fabrizio, c'è Filippo Meccoli, scusate, che si sta innervosendo. C'è un po' di nervosismo sul parquet. Questa cosa sicuramente non giova ai nostri ragazzi, sicuramente lo spettacolo, ma adesso lo spettacolo è meno importante. Sicuramente se vogliamo recuperare la gara dobbiamo pensare a giocare e lasciare perdere i nervosismi. Sì, una partita che si è nervosita forse troppo, fasi di gioco spezzettate, un terzo quarto, lo ripetiamo, abbastanza nervoso, ma la Virtus deve pensare magari a fare più gioco, e anche la squadra ospite in netto vantaggio fin qui in questo momento, unitamente all'altra squadra, a giocare calmando e placando un pochino gli animi. Intanto esce Meccoli, Filippo nervoso, il numero 13 rossoblù, per alcune decisioni che non ha condiviso, sulle quali ha protestato. In campo il numero 4 Albi Metalla, pressing tutto campo di Sant'Antonio sul portatore di palla Maddaloni di Osimo. Maddaloni per Dubois, l'italo argentino Dubois subisce il fallo di Sergio Quercia. Numero 23 di nuovo in lunetta, miglior marcatore e miglior uomo in campo, lo diciamo chiaramente, della partita, numero 23 di Osimo, italo argentino 198 centimetri. Va a segno con il primo tiro libero. Segna anche il secondo. ...54 per gli ospiti, 39 per la Virtus. Sergio Quercia perde un pallone importante, un possesso molto importante. ...54-39 a favore della squadra ospite, con Gramaccia in possesso di palla che serve Genias, che va a subire il fallo del numero 14 della squadra ospite, Maddaloni. Genias tra i migliori della Virtus Assisi. Francesco Sant'Antonio volenteroso e importante per il quintetto di Gianmarco Piazza, che chiama i suoi ragazzi all'ordine, a crederci,
meno 15 sul tabellone per la Virtus, una Virtus che con Abi Metalla va in penetrazione, scarica per Quercia che mette fuori un altro tiro da tre, rapida l'azione della Virtus Assisi che poi sul tiro sbagliato di Francesco Sant'Antonio recupera una palla con Quercia che va a infilare due punti importanti, ma non c'è niente da fare. Osimo con Maddaloni va ancora una volta a segno da tre, una lunga distanza, Francesco che a San Marco di Perugia. Mosconi Consulenze di Daniele Mosconi da anni offre una consulenza assicurativa personalizzata grazie alla collaborazione con i migliori partner del settore assicurativo. Grazie alla ventennale esperienza è in grado di soddisfare qualsiasi necessità di tipo assicurativo, sia in ambito familiare che professionale. Contattaci per fissare un appuntamento. Appendi i tuoi ricordi. Una finestra sul tuo passato, presente e futuro. Blu di Roberta, cornici su misura e finiture artigianali, perché c'è sempre una soluzione. In via Giacomo Puccini 61 a Pontefelcino, telefono 075 691 9870. Riparte la gara, l'ultimo quarto con il punteggio di 57 a favore di Osimo 41. Scusate, mi dicevano che l'audio non era perfetto, sicuramente mi dicono che è tutto a posto. E ricordiamo appunto nuovamente il punteggio 57 a 41 a favore di Osimo, che riparte con il possesso dopo aver chiuso il terzo quarto con un tiro da tre e dopo essersi portata nuovamente avanti di 16 lunghezze. Ancora Osimo con Dubois finta il tiro, va in penetrazione, ne supera uno, poi due, poi scarica nuovamente. Osimo fa un buon gioco in questo momento, Genius prende gli applausi del pubblico perché stoppa il numero 10 David Giacomo. Sicuramente sì. Osimo, Francesco Calisti riesce a girare bene la palla in attacco, risponde in maniera precisa in difesa, una Virtus Assisi soprattutto nel terzo quarto un pochino confusionaria, dovuto anche al fatto che deve comunque recuperare ormai da un quarto e più circa 15 punti. Sì, adesso stavo cercando di capire cosa era successo. È stata fischiata un'impressione a Genac che allo scadere 24 secondi gli abbi hanno considerato possesso pieno per la Virtus e il giocatore assisano poi è andato fuori dal campo, ma sicuramente era una violazione degli ospiti che si ritrovano con un'azione. Intanto continuano ancora. Si ritrovano, Stefano, con una palla che non dovevano avere e ci puniscono con tre punti. Leggo un attimo velocemente le statistiche del terzo quarto. Sì, volevo solamente dire che ancora Osimo da tre con cartellini a segno e il punteggio si fa pesante, più 19. Sì, Stefano, la Virtus purtroppo nel terzo quarto mi è sembrata un pochino nervosa in attacco. Con alcuni giocatori, anche peraltro anche da parte di Osimo sono stati due o tre giocatori un po' nervosi, ma questa cosa non ha fatto altro che penalizzare la squadra che
che è indietro nel punteggio che deve recuperare. Ora siamo a meno 19 quando mancano 9 minuti alla fine della gara. Volevo sottolineare ancora la prestazione di Gianni Dubois, autore nel terzo quarto, nei primi tre quarti, di 25 punti e 28 di valutazione, praticamente da solo a quasi la metà dei punti realizzati da Osimo, e la metà, perché 28 la sua valutazione contro 60 complessivi della squadra, dimostrazione della partita che sta facendo il giovane, perché ricordiamo è classe 98, il giovane giocatore di Osimo. Sì, il giovane giocatore di Osimo, che l'abbiamo detto praticamente per tutta la cronaca, che ha fatto seriamente la differenza, come diceva Francesco Calisti, quasi la metà, eccolo, da tre esce, quindi quasi la metà dei punti sono i suoi. Intanto Genias va a subire il fallo dello stesso Dubois per un canestro. Sì, scusa Stefano se ti interrompo, un'annotazione tattica: la Virtus è ritornata a zona dopo i buoni frutti che aveva dato il secondo quarto, peraltro questa è una zona a fronte pari, una 2-1-2 con Genias in mezzo, mentre ricordiamo quella del secondo quarto era stata, Coach Piazza aveva alternato una 3-2 a una box e one con Faina e Sant'Antonio ad alternarsi sul playmaker Bugionovo, che ora sta riposando, sta prendendo minuti di respiro in panchina. 2 su 2 di Aris Genias, il numero 34 della Virtus Assisi. Time out per Coach Piazza, 15 punti di distacco sul tabellone, 60 per Osimo, 46 per la Virtus Eco Gruppo Assisi. 8 minuti e 37 secondi il tempo che rimane al termine del match. Sì, prossimi da questo time out, non so cosa dirà Piazza ai suoi ragazzi, ma i prossimi 3-4 minuti saranno secondo me decisivi per l'esito del match. È importante cercare di rosicchiare qualche punticino per andare nella fase finale almeno sotto la doppia cifra, per avere aumentate le chance di recuperare la gara. Sì, fino all'ultimo secondo non è mai detto nulla. Certo è che fin qui, guardando la gara, la squadra di casa ha dimostrato di essere veramente coriacea e soprattutto non ha mai abbassato la testa, soprattutto andando ad effettuare delle ottime giocate, poi terminate con una precisione al tiro maggiore di quella degli avversari di casa. E Osimo che continua come ha iniziato. Possesso palla per il numero 20, Sciutto, in palleggio dalla lunghissima distanza, non arriva a canestro, recupera la palla Quercia. Sicuramente, visti questi due minuti di attacco per Osimo, coach Castracani non tarderà a inserire il playmaker titolare Bugionovo. Infatti Bugionovo è sul cambio, come mi fa notare Francesco Calisti, grande intenditore Francesco Calisti di basket. In questo momento però Aris Genias va a risvegliare gli animi della tifoseria di casa con una schiacciata, ben imbeccato sotto canestro. 47-60, le speranze non finiscono mai. 7 minuti e 33 secondi. 7 minuti sul cronometro. Sul cronometro. E le squadre sono pronte a regalarci un finale avvincente sicuramente. Possesso Osimo, Bugionovo, come diceva Calisti, subito rientrato dopo alcuni errori da parte della propria squadra, che scarica per il numero 10. David Giacomo, solo rete da 3. Grandissima la percentuale al tiro a 3 punti.
Sì, nelle situazioni di pick and roll abbiamo il nostro numero 5 Ari Genic che sta facendo contenimento, aspetta a chiudere la penetrazione, abbastanza chiuso in area, chiaramente concediamo qualcosa al tiro da tre punti. Purtroppo stasera anche i lunghi di Osimo, purtroppo, chiaramente ci scusiamo con i telespettatori, ma purtroppo per noi, per la Virtus, anche i lunghi di Osimo stanno trovando una buona percentuale al tiro da fuori, quindi potrebbe essere un problema battezzare. Eh sì, ancora Virtus fuori, scusate, possesso Osimo. Bugionovo osserva il piazzamento della squadra, decide di andare in penetrazione, poi arresta il tiro, ci prova da tre, palla fuori e Francesco Sant'Antonio si fa sfuggire un rimbalzo in possesso di David Giacomo. Ancora David, l'arbitro ravvisa un fallo ai danni del giocatore di Osimo commesso da Sant'Antonio, quando sul cubo del cambio ci sono Tommaso Capezzali e Faina. Filippo Faina, classe 2000. Fuori Sant'Antonio e Metal. Dentro Capezzali e Faina. 63 Osimo, 47 Virtus Assisi. Ancora si lotta sotto le planche. Intanto ancora possesso Osimo e trovano smarcato il numero 7 di Osimo che sbaglia la posizione, ma c'è il solito numero 23 di Osimo, Dubois, che prende il rimbalzo e va a segno, portando la squadra ospite avanti 65-47. Genias intanto continua a tenere a galla la Virtus Assisi. 49 punti per i rossoblù contro i 65 di Osimo. Bugionovo anche lui tra i migliori, scaricano dopo un'azione rapida. Qui intanto forse c'era un'infrazione di passi, piazza protesta. Sì, ottima circolazione della palla, dobbiamo essere anche oggettivi nel dire che Osimo sta veramente guidati dal suo regista Bugionovo, sta facendo un'ottima circolazione della palla. Ora c'è Quercia che viene avvicendato, rientra il capitano Provvidenza. Punteggio comincia a essere, la forbice comincia a essere importante, Stefano, perché siamo a meno 16, a poco più di 5 minuti dalla fine. Ora il tempo comincia a essere veramente un nemico dei ragazzi di Coach Piazza. Sì, il tempo comincia a essere nemico, 65-49, 5 minuti e 14 secondi. Intanto si pensa a pulire il parquet in più punti con thank you.
animi un po' troppo caldi qui al Palacir con la Virtus Assisi che fa ancora a segno, 51 i locali, 65 la squadra ospite. Numero 8 Bugionovo, serve il numero 20 Sciutto. Quattro minuti e 25 secondi dal termine con Marco Provvidenza, tiro cortissimo di Marco Provvidenza, la palla comincia a pesare sicuramente in questo momento, come diceva Francesco Calisti, la forbice è abbastanza ampia e la partita si fa più complicata, nonostante la Virtus sta cercando di rientrare in partita. È anche vero che Osimo continua a segnare dal gesto che fa il numero 20 di Osimo. Sciutto, sembra dire entrano tutte, ed è vero che questa sera entrano tutte. Quarto fallo per il numero 9 di Osimo, Daniele Giachi. 67 Osimo, 51 la squadra di casa. Fallo fischiato a Bugionovo, tre tiri liberi per la Virtus Assisi, 67-51. Proteste questa volta della squadra ospite, con Bugionovo che protesta nei confronti dell'arbitro, il numero 20 Sciutto lo porta via. Sicuramente in questo momento non conviene alla squadra ospite andare a protestare. 67-52, 15 punti di vantaggio per Osimo, 3 minuti e 40 da giocare, la palla che scotta sulle mani di Filippo Faina. A segno Filippo Faina, 53-67, chiede un time out Gianmarco Piazza. Sicuramente Francesco, una partita fin qui che non è finita, ma cosa deve fare la Virtus? Sicuramente deve recuperare i 14 punti di svantaggio, Stefano, sembra una banalità, ma a 3:40 dalla fine. Ora credo che coach Piazza chiederà ai suoi ragazzi di allungare la difesa sicuramente a tutto campo, buttare il cuore oltre l'ostacolo, rischiare anche, non so, magari qualche raddoppio, di mettere un pochino più tra virgolette le mani addosso. È certo che 14 punti a 3:40 la partita non è finita, perché nel basket ci sono stati moltissimi casi ed episodi dove si sono recuperate partite apparentemente perse, però sicuramente il divario comincia a essere importante, considerando che ne mancano 3:40 di minuti alla fine della gara. Divario importante, 3 minuti e 40 alla fine della gara, 67-53, sono 14 punti. Intanto Capitan Provvidenza cerca di trascinare la sua squadra, davvero capitano, a dare un 5 a Tommaso Capezzali. Palla per Osimo sulle mani del numero 14. Genias, Faina da tre, forza, palla fuori, aveva un uomo davanti, Filippo Faina decide di andare a tiro, giustamente a mio parere. Virtus ha necessità di tornare sotto, di farsi sotto contro una squadra
di ottimo valore. Bugio Novo intanto va a segno ancora in penetrazione. Ottimo questo play numero 8 di Osimo. Sì, Bugio Novo sta chiamando ogni volta che entra in possesso della palla tutte giocate o schemi offensivi che prevedono il possesso da parte del playmaker di Osimo, o situazioni di pick and roll, o situazioni di passaggi consegnati, perché la sua gestione sicuramente è diversa rispetto ai propri compagni di squadra. E l'esperienza di questo giocatore non la scopriamo certo questa sera, quando la palla in mano non è in banca, Stefano, ma quasi. Eh sì, non è in banca ma quasi, perché la prestazione è stata a dir poco convincente, quella del numero 8 di Osimo. Intanto torna sul parquet quello che a mio parere è stato il miglior giocatore della gara, numero 23 Dubois. Piazza parla con l'arbitro gli dice di stare nella sua area di competenza. Ancora Piazza che sta discutendo con l'arbitro, la palla torna ad Osimo. Dubois, pressing sfissiante della Virtus Assisi, palla al numero 7 di Osimo che indica i tifosi. Cardellini va a segno, solo rete, 72-53, sono 19 punti di vantaggio per gli ospiti. Sì, questa bomba forse è la pietra tombale della partita, Stefano. Sì, questa è la bomba che molto probabilmente chiude il match, con i tifosi ospiti che cantano. Intanto Geniez va ancora a schiacciare da sotto canestro. Diciamo nulla su Aris Geniez, se non che Aris Geniez ha disputato la terza grande partita da quando è arrivato qui alla Virtus Assisi. E intanto Bugionovo si passa la palla al numero 8. Scusate, Bugionovo è il numero 8 che passa la palla a Giachi, e serve Cardellini che da sotto canestro non si lascia attendere. I tifosi di Osimo già festeggiano la vittoria e fanno bene, perché 19 punti di vantaggio a 1:36, nel basket tutto è possibile, certamente magari recuperare circa 20 punti in 1:36 è quasi impossibile. Sì, Stefano, obiettivamente recuperare questa partita sarebbe un sogno. La partita ormai è finita e i tifosi di Osimo fanno festa, perché un'altra tripla nel frattempo di Bugionovo. Ora il punteggio sta diventando anche un po' più troppo pesante rispetto a quello che si è visto. E dicevamo, una vittoria importante per Osimo, che continua la sua corsa alle zone playoff. '77-57, una delle sconfitte più larghe della Virtus Assisi in questa stagione. Tommaso Capezzali va a segno e cancella i 20 punti di distacco, portandoli a 19. 1:09 al termine. In campo per gli ospiti il numero 0 Luca Loretani, classe 1998, nato il 25 maggio 1998. Tommaso Capezzali segna, subisce il fallo, andrà in lunetta con il tiro libero aggiuntivo. Coach ospite che è certamente un perfezionista e non gradisce il fallo del suo giocatore. Sì, perché il povero numero uno, il giovane Carbonetti, appena entrato ha fatto una palla persa, un fallo e scanestro subito, quindi sicuramente il coach non è contento. 17 marzo 2000, 20 anni per Carbonetti ancora da compiere. Tra poco più di un mese. Intanto c'è un fallo ravvisato ancora a favore degli ospiti, gli ospiti i quali tifosi cantano, giustamente festeggiando, animi distesi in una partita abbastanza tesa
per l'importante posta in palio. Va a segno anche il numero 1 Enrico Carbonetti, 17 marzo 2000, data di nascita di Carbonetti, 60 Virtus, 79 Osimo, non dei migliori, non dei migliori gli animi della Virtus Assisi. Noi approfittiamo intanto per salutare tutti coloro che ci seguono ogni sabato dal Palasir, le squadre si abbracciano, si salutano. È una sconfitta pesante per la Virtus Assisi. Al Palasir vince Osimo 79 a 62. Grazie a tutti per averci seguito, un saluto e un ringraziamento da Stefano Berti e Francesco Calisti.